Ispania è un comune della provincia di Salerno, situato nella zona del Bussento, al centro del Golfo di Policastro. Le prime tracce documentate di popolazione nel territorio comunale risalgono al periodo normanno. Il toponimo, attestato anche nelle forme Ispani, Lispani, Spani, Forli, è probabilmente di origine antroponimica, nel senso che si rifà al cognome Spano, derivato dal greco e allusivo a persona dalla barba rada. La sua origine è da ricondurre al periodo tardo-medievale. Nacque infatti come casale della vicina Policastro. Come altri paesi della zona, l'abitato principale era posto in riva al mare, essendo l'economia basata essenzialmente sulla pesca. Su una collina, nei pressi di Capitello, detta oggi Castellaro, Ruggero I costruì un castello a partire dal 1055, di cui oggi ne rimangono poche tracce. Risale invece alla seconda metà del XVI secolo la presenza degli aragonesi con una torre di avvistamento, eretta per prevenire gli assalti dei pirati saraceni, come le altre costruite da Gaeta a Reggio Calabria. Il nome di Spani compare in un documento del periodo vicereale che riguarda una notazione della Camera Regia di Napoli sul saccheggio effettuato dal pirata Dragut Pascià. Il corsaro barbaresco, dopo aver saccheggiato la vicina Policastro, incendiò e distrusse il villaggio di Spani, che il 26 novembre 1557 contava 100 abitanti. Ne sopravvissero soltanto una ventina. Nei censimenti del Regno di Napoli, Spani compare nel 1595 con soli 40 abitanti, poi nel 1614 con 70 abitanti e nel 1660 con 50 abitanti. Nel 1790 risultavano invece 671 abitanti. In una carta geografica conservata presso l'Archivio di Stato di Napoli, datata 1746, si può vedere che Capitella aveva il rango di borgo, mentre Ispania e San Cristoforo non avevano diritto di città, comune o borgata, e non potevano costruire fortificazioni per difendersi dalle razze dei pirati. Per questo motivo gli abitanti erano costituiti di poche case arroccate attorno ad una chiesa, con vicole e strade strette ideali contro le scorrerie dei predoni. Col tempo le due frazioni collinari accrebbero la propria popolazione, tanto che nel 1780 Ispani fu eletto università, cioè municipalità, dal governo borbonico di Napoli. Si ritiene che il villaggio seguì gli stessi eventi occorsi a Policastro. Certo è che il 3 ottobre 1770 Teresa Carafa, figlia di Gerardo Carafa e della parente Ippolita Carafa, quale unica erede, ebbe l'intestazione di Policastro con titolo di conte, Forli con il titolo di duca, insieme con i casali di San Cristoforo e di Capitello. Successivamente Teresa Carafa ebbe intestata anche le giurisdizioni di Bosco, San Giovanni a Pira e Torrossaia. Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del circondario di Vibonati, appartenente al distretto di Sala del Regno delle Due Sicilie. Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia, ha fatto parte del mandamento di Vibonati, appartenente al circondario di Sala Consilina. Con l'avvento del Regno d'Italia fu confermato capoluogo del comune e solo durante il periodo fascista, con la fusione dei comuni di Spani e Santa Maria, fu Capitello la sede del comune di Policastro. I tre paesi di Spani, Capitello e San Cristoforo sono riuniti in un'unica entità amministrativa dalla nascita della Repubblica. Come molti paesi del sud Italia, ha pesantemente subito il fenomeno dell'emigrazione, soprattutto verso la capitale Roma e verso le regioni del nord-est. La chiesa madre, unica in paese, sotto il titolo di San Nicola di Bari, di antica fondazione, è stata in gran parte rinnovata nel corso dei secoli. Gli ultimi interventi sono della seconda metà dell'Ottocento.
All'interno si conservano alcune pregevoli statue di scuola napoletana, tra cui il San Nicola, collocato sull'altare maggiore, e una Madonna Immacolata. Degne di attenzione sono anche una Madonna col Bambino di fattura cinquecentesca in legno scolpito, un busto di San Cataldo e un Ecce Homo. Capitello è la frazione maggiore del comune, situata lungo la costa del Golfo di Policastro. Vi sono conservati i resti di un muro e di una porta con un arco riportante il simbolo dei Conti Carafa, proprietari del palazzo che oggi ospita un istituto religioso. È presente inoltre una torre di avvistamento di origine normanna, attualmente inglobata in una proprietà privata. La chiesa principale del XIX secolo è dedicata a San Ferdinando Re, mentre una cappella all'inizio dell'abitato è dedicata a Sant'Antonio da Padova. Thank you.
San Cristoforo, frazione collinare, posta a 320 metri sul livello del mare, si differenzia dagli altri abitati perché è presente una piazza realizzata nel 2002 che rappresenta sul lato delle immagini su formelle di ceramica i tre abitati del comune.